Mary Falconieri a Pomeriggio 5, il racconto dell'operazione. Pomeriggio 5, Mary Falconieri parla dopo l'operazione. L'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 è appena finita. Nella prima parte, la conduttrice Barbara D'Urso ha affrontato i casi di cronaca più rilevanti della giornata. Mentre nella seconda parte della trasmissione ha trattato argomenti più leggeri. Tanti gli ospiti invitati, tra i quali Costantino Vitaliano, Morena Zapparoli e la ex concorrente del Grande Fratello Mary Falconieri. Ed è stata proprio quest'ultima a far commuovere i tanti telespettatori dello show pomeridiano di Canale 5. Il motivo? Come molti si ricorderanno bene, qualche settimana fa la giovane è andata da Barbara D'Urso a dichiarare che si sarebbe tolta il seno perché ha scoperto, tramite specifiche analisi, di avere L85 di probabilità di prendere un tumore, come è accaduto tempo fa alla madre. E l'operazione che è stata proprio in questi giorni. Motivo per cui Mary Falconieri è stata invitata nuovamente dalla D'Urso per raccontare la sua esperienza. Devo ringraziare i professionisti che mi hanno aiutata a prevenire la malattia. Adesso sono serena e tranquilla e il risveglio è stato un po' tragico perché, sotto anestesia, sono stata un po' male. Mary Falconieri ospite a Pomeriggio 5. Come sta dopo l'operazione? Barbara D'Urso, dopo aver ascoltato la bellissima testimonianza di Mary Falconieri a Pomeriggio 5, ha dichiarato: sono molto felice per te e non bisogna avere paura e brava è. Finita l'intervista alla ex concorrente del Grande Fratello, la D'Urso ha cambiato argomento, parlando insieme agli altri ospiti in studio dei trattamenti di bellezza. A quel punto le due gemelle Vella hanno dichiarato di volersi rifare il seno. Motivo per cui hanno annunciato di avere già preso appuntamento con il noto chirurgo Lorenzetti. E non è finita qua perché successivamente la conduttrice ha voluto parlare dei trattamenti estetici più bizzarri usati dalle star americane. E nei giorni scorsi, come documentato da due servizi andati in onda, ha mandato Costantino Vitaliano e Morena Zapparoli a provarli. Insomma, anche questa settimana di Pomeriggio 5 è terminata. E gli ascolti raggiunti hanno permesso a Barbara D'Urso di vincere tutti i giorni contro la vita in diretta di Marco Liorni e Francesca Fialdini. Riuscirà la conduttrice a confermare il successo ottenuto questa settimana anche con Domenica Live? Per scoprirlo non resta che attendere i dati audita il lunedì mattina alle 10 in punto. Ma chi saranno gli ospiti del programma domenicale? Non è dato saperlo, ma la conduttrice ha promesso che ci saranno tante sorprese e colpi di scena. Quindi per i telespettatori non resta che sintonizzarsi su Canale 5 domenica prossima alle 14 circa per passare una piacevole domenica in compagnia della regina del pomeriggio.